Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo tipo di video che porterò ogni mercoledì sul canale, sempre se le cose andranno bene. Voi direte, sì Feraz, ma non c'era la CTM? Sì ragazzi, la CTM è stata interrotta, magari la continuerò in futuro quando avremo tempo, ma onestamente ragazzi non mi va di fare un sacco di lavoro, ammazzarmi di lavoro per fare 200 visual, preferisco fare qualcosa che mi impieghi lo stesso tempo, questo è vero perché comunque le recensioni ci impiegano molto tempo, ho notato, però comunque almeno vengo gratificato con le visual. E vorrei portare qualcosa che interessi soprattutto a voi fan. Oggi siamo sulla recensione di Dragon Ball Super episodio 108. Cosa ne penso? Mi è piaciuto l'episodio? Non mi è piaciuto? Scopriamolo insieme in questo video. Perfetto, minchia, quanto cazzo è figo quando sono di buon umore. Dio. Ora mi sta passando. Allora ragazzi, direi di iniziare partendo da ciò che vede l'occhio, ovvero le animazioni. Le animazioni di questo episodio me le aspettavo pessime, perché comunque fra 2 settimane c'è lo speciale. E giustamente comunque lato Toei, i disegnatori devono lavorare per lo speciale per farlo vedere come qualcosa di spettacolare. Quindi mi sarei immaginato un episodio con una qualità bassa. Questo episodio ha un'ottima qualità, un po' bassa, un po' più bassa, di pochissimo rispetto a quella degli altri episodi, ma comunque si fa guardare benissimo, veramente ottimo episodio. Mi aspettavo inoltre un episodio povero di trama, con qualche scontro buttato lì alla cazzo per introdurre allo special, invece no ragazzi, abbiamo avuto dei bei colpi di scena, un po' di trama appunto su Freezer e tutto il resto, e comunque... parlando un po' della trama, appunto abbiamo Gon che affronta Jimiz, viene messo in difficoltà, Freezer lo malmena, poi Frost incontra Freezer, Freezer fa pensare a Frost di essere suo alleato, affronta Gon, c'è uno scambio di sguardi veramente molto interessante che fa capire il tutto comunque, e Freezer attacca Gon. Gohan pareggia con Freezer, Freezer si trasforma nella forma dorata e lì colpisce sempre Gohan, diciamo che è un po' alla pari di Freezer, però... quest'ultimo lo alterra e lo sconfigge. Fatto ciò comunque Freezer fa vedere la forma massima potenza a Frost. E poi però succede l'imprevedibile. Gohan si rialza e Frost se ne va a cagare. Bella questa parte ragazzi, veramente bella. Un ottimo colpo di scena che sputtana tutte le teorie. E questa cosa diciamo che mi fa tanto piacere. Mi è piaciuto molto questo colpo di scena. E soprattutto mi è piaciuto pure comunque l'eliminazione di Frost definitiva. Infatti non è solo stato sconfitto, ma... cercando di attaccare Freezer è stato eliminato da Zeno. E così si va a sfatare pure il fatto che Zeno se ne frega delle regole, che basta che si diverte e contento. Invece no ragazzi, le fa rispettare, come giusto che sia, come da bravo Dio che è. Un Dio bambino, sembra più una bestemmia, però dettagli. Ma comunque, vabbè, dettagli. Cosa mi è piaciuto di questo episodio? Direi i punti cardine, ovvero lo scontro tra Gohan e Freezer, l'alleanza di Freezer con Gohan, il colpo di scena e soprattutto Frost forma finale. Anzi, forma... e poi soprattutto ragazzi Frost massima potenza mi ha fatto passare quei 4 secondi dicendo figo figo e poi è stato eliminato. Ci sono rimasto un po' di merda, questo è vero, però comunque mi è piaciuto questo colpo di scena, questo power up, anche se inutile perché comunque Main Frost ha dato tutto. Però mi è piaciuto l'episodio. Parlando delle anticipazioni, abbiamo visto appunto Goku che affronta Jiren, viene praticamente malmenato, poi usa la Genkidama in Kaioken per 20, però Jiren a quanto pare è più forte di Goku e quindi sembra che la eviterà. E comunque da quelle anticipazioni penso proprio che Goku assorbirà la potenza della Genkidama e sbloccherà la forma Limit Breaker. Perché comunque mettere che Zeno alza la manina di merda, Goku diventa OP e malmena Jiren. E sarebbe una cosa fondata, anche se non penso che Goku sconfiggerà Jiren perché ci sarà Jiren contro Hit nell'episodio dopo e tornerà avanti. Non immagino cosa succederà, ci basta semplicemente aspettare. Comunque ragazzi, detto questo, come voto mi sento di dare un bel 8,5 all'episodio. Non perché, proprio perché mi ha stupito positivamente per i colpi di scena. È stata veramente una bella scoperta questo episodio. Mi è piaciuto per tutto, nei minimi dettagli. Comunque sì, spero di cuore che ci siano altri episodi così, che lo special sia almeno a livello di questi episodi, se non superiore. Ma comunque mi reputo veramente soddisfatto. Detto questo... il video può pure finire qua. Ovviamente il video è un po' corticello, però comunque penso che ci stia pure. Comunque, trovate i vari link per entrare nel gruppo Telegram e Discord qui sotto in descrizione. Mi raccomando ragazzi,
Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere accesso a tutti i video, appunto alle varie notifiche, ed inoltre mettete mi piace, commentate e condividete il video. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate dell'episodio e tutto il resto. Comunque vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video e niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella. Oh,